Tutti o nostri affezionatissimi e rari amici e benvenuti a questo quest'ultimo vlog. Sì. Siamo nella sala ballo dell'Uber, dobbiamo spiegare. Allora, l'hotel in cui io vengo a soggiornare quando sono qui a Trani da Luigi si chiama Hotel Trani. Giustamente. Però l'abbiamo chiamato Overlook Hotel per varie ragioni. È identico, i corridoi, adesso non possiamo farveli vedere. Ormai no. Ma i corridoi forse, sono identici. Però forse la mettiamo come immagine di copertina, visto che io ho fatto qualche... Tu me le mandi, io poi ce le metto dentro. Sì. Tu avevi fatto le riprese quando sei scomparso quel giorno? Perché dovete sapere che un giorno io stavo chiudendo una sera, e vedo che Luigi se ne esce, dico, vabbè, sarà uscito fuori, mi sta aspettando davanti alla camera, doveva andare a cena, e non lo vedo più. Luigi. No, avevo paura che mi avesse chiuso. Avevi paura ancora, mi avevi chiuso? Sì, infatti avevo paura di averlo chiuso dentro, no? O nel bagno. Rientro in camera, guardo, niente, Luigi scomparso. Poi ho scoperto che aveva trovato la signora. La stanza 237. Nella 237, al che piano era? Piano di sopra. Al secondo piano la stanza. Mi sa di sì. Che esiste qua, sì. Sì, sì, c'è. Non è sfortunata come quella. Non l'abbiamo voluta aprire per sicurezza, quindi. Anche perché non c'avevamo la chiave, quindi. E quindi ecco, questo vlog è girato adesso. Però lo vedrete a dicembre, penso. Giorno sono a Trani, ma lo vedrete a dicembre, sarà l'ultima puntata di chiusura della seconda stagione. E che dire, stavo dicendo prima al mio socio che quest'anno, avendo girato 2 giorni in meno rispetto all'anno scorso, abbiamo fatto più video, perché abbiamo fatto 64 video in 5 giorni rispetto ai 60 in 7 giorni dell'anno scorso. Quindi io direi che questa seconda stagione degli youtubers sia andata bene. Vedo quanto mi stai ascoltando, guardo in giro. Ti sto sentendo mentre parli. Non so. Secondo te è andata bene questa stagione? Ah no, abbastanza. Direi che è stato più divertente, ci sono state più risate. Sì, ma la webcam ci ha giocato, cioè anche lei è diventata protagonista dei youtubers. Abbiamo scoperto che la mia webcam è una webcam religiosa, una anima propria, propria spiritualità. Infatti non appena dicevamo qualcosa di vagamente osceno, clericale, lei andava fuori fuoco e noi dovevamo pregare. Bisognava mettersi a pregare. E niente, quindi. Lo sai perché stavo guardando in giro? Perché quello là, il tizio del. Per vedere cosa. No, il barista si è messo là fermo e ha guardato il vuoto. Cioè, guardava il vuoto. Secondo me lui stava muovendo gli occhi per capire che cazzo stiamo facendo noi, no? Mi sa di sì, però. E niente, quindi che dire, speriamo che questa stagione vi sia piaciuta, abbiamo cercato di... Aspetta. Dovresti allargare un po' di più la mano, vedi? Sì, mi stai coprendo adesso, altro che prospettiva forzata. Ok, sì. Un po' di più. No, devi allargare un po' di più le dita. Ecco, mo mi stai prendendo. Ok. Ecco, mo mi stai prendendo perfetto. Ok. Ok, adesso ecco. No, visto che tu sei più piccolo e io sono più grande per la prospettiva. Questa è la prospettiva forzata, per cui io sembro un nano impiantato su un angolo della stanza. Anche perché io. Tu sei dritto, io non so perché sono storto. Sei tu che stai così. Eh sì, perché per entrare nell'inquadratura... forse mi devo avvicinare un po' di più. Ecco,
non tira, non attira, è sempre storto. È sempre storto. Buongiorno, sono Lily Gruber. Sono Lily Gruber. E sai che lei stava sempre in mano, quella stava sempre col braccio così. Tanto che per anni ho pensato che fosse un braccio finto, perché puoi stare un'ora col braccio così dopo comunque, un po'. Comunque dici, parliamo un po' della colazione che abbiamo fatto in questi giorni qui. Beh, la colazione devo dire che è delizioso. Dente, perché un pochino era migliore, era più migliore. Era più migliore, più sostanziosa, c'era più roba salata. Ah, davvero? Sì, sì. E c'era anche più roba dolce, c'era proprio più roba. Quest'anno low budget. Sì, era una colazione un po' low budget, ma è anche perché comunque ai primi di gennaio chi è che viene in albergo? Quindi è abbastanza, probabilmente anche loro non fanno grande spesa, insomma. Infatti mi ricordo quando ero venuto, che ci siamo conosciuti in estate, c'era molta più roba. Mm-hmm. E, no, quello che mi dispiace è che per quest'anno abbiamo dovuto fare meno delle cucine, perché qui cucinavano molto bene. Ma anche l'anno scorso abbiamo fatto, cioè hai fatto a meno della cucina, perché non ma c'era. In certi giorni c'era, solo in certi giorni. Però ci hanno detto che l'anno prossimo dovrebbe tutto funzionante. Cucina, quindi poi il secondo il terzo piano era in ristrutturazione, quindi. Però c'è da dire anche che il primo piano è sala da ballo. Sì, c'è, ed è una sala chiusa. Non cioè, non bisogna avere la chiave per andarci a quel piano lì. Quindi è inquietantissimo. Sì, sì, no, è un albergo molto shining. E comunque, ecco, noi speriamo che questa seconda stagione di YouTubers vi sia piaciuta. Da quello che abbiamo visto, i primi dati Auditel sui primi tre episodi pubblicati sono andati abbastanza bene. Ragione. Abbiamo visto addirittura che l'episodio 2 di 2, che è il primo in segreto di questa nuova stagione, sì, l'avete divorato in un'ora, aveva già 18 views, sì, quindi l'avete divorato. E niente, speriamo che nessuno si sia offeso per i contenuti della stagione. Sapete che stiamo recitando. Io sono, per quanto dilettante, sono un attore. Quindi ho cercato di portare i miei personaggi in maniera comica, spero che nessuno si sia offeso. Mm-hmm. E spero che vi sia piaciuto anche Marco Marchi, che abbiamo preferito farlo esordire insieme, anche se per evitare, voi, come avete visto, Marco Marchi è entrato sul canale mio solista di YouTubers, stavo dicendo di The YouTubers. E poi chissà, boh, magari possiamo in futuro farlo collaborare anche con non solo Trash, tipo fare un gioco di montaggio in cui tu parli e hai il collegamento esterno, l'inviato a Padova, Marco Marchi. Quindi volendo, se ci mettiamo d'accordo su qualche film che piace anche a lui più che a me, sì, devi puoi contattarlo, vi mettete d'accordo così. Diciamo che puoi usare anche tu Marco Marchi. E niente, non so, che altro c'è da dire? Impressioni a caldo su cosa? Su questa nuova stagione che abbiamo appena finito. Che secondo me è anche meglio della precedente, è stata più rapida, più veloce e sicuramente più facile da fare. Perché sì, l'anno scorso dovevamo inventarci gli episodi, come hai detto anche tu quel giorno. E invece stavolta sapevamo esattamente cosa fare e quanto doveva durare. Sì, diciamo che ci siamo messi più regole, cioè gli episodi massimo 10-20 minuti, non di più. Vabbè, per esempio i dibattiti abbiamo deciso che dovevano durare sui 20-30 minuti. Però tipo quello di Fantozzi e Nico Giraldi, quello non poteva durare poco. Ma anche quello di Star Wars, mi sa. Vabbè, ma quelli sono dibattiti che erano chiari, che sarebbero andati oltre, perché lì c'è tanto. Soprattutto io ho notato che nei dibattiti in cui abbiamo due posizioni diverse, lì allora si va oltre. E niente, poi io comunque cercherò di fare un buon lavoro di montaggio, cercherò di fare quel tributo a Ghostbusters 2 dove abbiamo fatto
le statuine. Sai che alla fine c'è loro che sono sì. Quadro di stile rinascimento. Sì. Che poi sarebbe bello sapere quel quadro, sì, alla fine chi se l'è tenuto. Ah, perché qualcuno l'avrà realizzato quel quadro per fare il film, sì, qualcuno se lo sarà tenuto dopo. Beh sì, penso proprio di sì. Forse Ivan Reitman se lo sarà tenuto. Probabilmente. E quindi ecco, ci sarà a gennaio. Io volevo fare una cosa l'anno prossimo, cioè se ci danno i permessi possiamo girare tipo qualche scena parodia di Shining. Quale più facile, se mai? Eh sì, però devi tener conto che lì mi sa che devi pagare. Un conto è che ti permettano di fare la ripresa stando in camera, ma se devi andare a girare per i corridoi, aprire altre stanze, lì mi sa che devi pagare. Perché infatti io quando ho fatto le riprese di Look and Pay 2, io ho dovuto pagare. Cioè, la cosa assurda per dirti, quando, non so se tu te lo ricordi, Look and Pay 2 l'avevi visto? Sì. Che c'è quella scena in albergo che la mia ex intervista il mago in stanza di albergo. Ah, sembra? Quella scena lì io ho dovuto pagarla per fare, io ho pagato 250 euro per affittare quella stanza, perché ho dovuto affittare la stanza per fare la ripresa anche nel corridoio, no? Perché c'erano altre stanze con altri clienti dentro. Ho dovuto dire per 10 minuti che nessuno esca dalle stanze, se no mi rovinate la ripresa. Quindi li devi pagare. Cioè io lì per fare una ripresa di 10 minuti ho pagato 250 euro. Infatti Look and Pay 2, piccola parentesi, è venuto bene perché ci ho investito soldi tanti, per poi darlo gratis su YouTube e la gente mi ha pure insultato. Stronzi. Ah sì. Non è più insulti ho ricevuto. Non è stato piaciuto. No. Ma no, ma perché ci sono gli stronzi, come abbiamo sempre detto, che un conto è che io ti faccio vedere il mio film, tu mi dici Antonio, ma ha fatto cagare il tuo film. Vabbè, questione di gusti. Ma se tu mi dici sei un pezzo di merda, spero che muori, cioè insomma un conto è che non ti piaccia il mio film, un conto è che mi auguri la morte, cioè mi sembra un po' eccessivo, direi, no? E quindi quello mi ha dato fastidio, che ho visto per esempio commenti molto brutti a quella che all'epoca era mia moglie. Tipo, ma chi è sto cesso, ma non ti vergogni di farti vedere in giro, cioè... tipo Fantozzi. Sì, cioè... Puoi dire che non ti piace il film, puoi anche dire che non ti piace la mia ex, ma scrivergli così, secondo me, proprio è una cattiveria gratuita, capito? Mm-hmm. A me queste cose mi piacciono, io l'ho sempre detto in tutti i vari, meglio mettere le cose in chiaro, no? Cioè... Non mi piacciono le cattiverie gratuite e vedo che i leoni da tastiera ci sono sempre stati tanti. Comunque per tornare in tema, in quella che ormai sarà la terza stagione che faremo a gennaio, ci saranno cose sempre più strutturate. Mm-hmm. E credo questo sia stato anche un bene per la seconda stagione, perché abbiamo, come detto tu prima, strutturato molto gli episodi, li abbiamo scritti, anche lo stesso formato di In Segrezzo, che vediamo sta continuando a piacere, l'abbiamo strutturato ancora di più, perché mentre i primi episodi della prima stagione di In Segrezzo erano leggiamo e commentiamo, poi mentre andavamo avanti ci siamo inventati i nomi, poi anche i cognomi. Poi in questa stagione qua ci siamo inventati di dove erano, ci siamo inventati Carlo, il premio, quindi... Ah, e di Carlo comunque vi sveleremo qualcosa nella prossima stagione, nella numero 3, che è stata già confermata, perché già sulla fiducia la produzione ci ha confermato sì. La terza stagione. E quindi di Carlo saprete qualcosa di più, ma nella terza stagione. Sì. Chi è Carlo? Lo saprete a tempo debito.
quando lo sapremo anche noi, lo saprete anche voi. Lo sapranno anche loro. E quindi ecco, secondo me la terza stagione sarà bella, poi vedremo di cercare di fare qualcosa di più, anche perché potrebbe darsi, però bisogna vedere, che non saremo solo noi due nella terza stagione, ma ci sarà anche la zia, probabilmente. E poi vedremo, insomma, c'è anche da dire che aspettiamo risposte / conferme da Dennis Torres, giusto? Sì. Che approfittiamo per invitare ancora, che ci farebbe onore averla nei sì, youtubers, visto che anche lei come noi, cioè come voi, perché io sono un pirla, si intende di cinema, insomma sarebbe bello averla in squadra. Vabbè. E poi boh, cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione? Speriamo di conoscere dal vivo Shoreless 87 alias Simone Landi, e quindi boh, magari un mega episodio tutti insieme sarebbe una figata pazzesca, tipo io, te, Style, la zia, Simone, chissà se magari avrà accettato anche Denise, cioè farò un mega vlog tutti insieme, sarebbe una figata, però lì bisognerebbe o trovarsi tutti qua oppure trovarsi in un punto a metà strada. Io non so neanche, tu sai di dove sta Denise? È di Ferrara più o meno, Carpi. Ah, quindi sarebbe più vicina a casa mia che... Ma com'è che tu la conosci? È che è amica di Walter. Ah, anche... Ma Walter praticamente ha fatto un corso di critica cinematografica e di come si fa in queste cose qua. Ma Walter non è questo di No, non, perché non me l'avete chiesto, quindi non ho chiesto. Approfittiamo, glielo posso chiedere? Approfittiamo anche dell'ultima puntata per chiedere ufficialmente a Walter Salami Junior se vuole entrare anche lui nella squadra dei youtubers. E ricordiamo che per entrare, oltre che la nostra approvazione, ci vuole solo tanta voglia di portare contenuti e che siamo una squadra, quindi tutte le decisioni vanno prese insieme e non singolarmente. La maggioranza vince. Sì. Non c'è neanche bisogno di... cioè sarebbe bello fare gli episodi fisicamente insieme, però non c'è neanche bisogno, tanto ci mandiamo le nostre parti, scriviamo quello che dobbiamo dire, ce le mandiamo poi con WeTransfer, con WhatsApp, con Skype, quello che è, e insomma poi si monta tutto insieme. Avete visto che anche facciamo gli episodi, abbiamo fatto la recensione di Trani Pix ed eravamo tutti e tre nei nostri posti diversi. Aspettiamo quella di Simone Landi però. Ma lui non so se la farà, ormai l'episodio è uscito. No, poi, una sua singola sì, su Solo. Se lui vuole fare la recensione di Trani Pix sarebbe bellissimo, ma mi sa che deve vederlo prima. Non più gliel'avevo chiesta, quindi è possibile che me la farà. Sì. Vedo che Simone comunque è uno che quando gli chiedi il video se li fa subito, quindi non è uno che perde tempo. Approfittiamo, ciao Simone. E niente, dai, io dico che, cioè direi che ore sono? 19, quasi minuto. Sì, dai. Comunque ragazzi, per concludere, che la stagione 3 sia con voi. E con il tuo spirito, amen. No, era che la forza. Sì, lo so, però era per... Vabbè, miei... Che è successo? Sono un poltergeist. Si è spento qualcosa. Un tranigeist. E niente, dai, speriamo che la terza stagione vi piaccia come vi è piaciuta questa seconda. Mm-hmm. E come sempre c'è un po' quella tristezza. Atmosfera, sì. Di puntata di addio. Io sto per tornare dalla zia, dalla mia amata compagna di vita. E niente, questa è la giornata, la stagione 2 è finita, grazie per averci guardato e ci vediamo a gennaio. No, però prima auguriamo un buon Natale
che è già passato, perché penso che lo caricherai verso... Ah sì, quindi sì, siccome questo video uscirà a dicembre, buon Natale e ovviamente buon anno nuovo, 2019. Buon anno nuovo e ci vediamo a gennaio con la... Oh, ammazza, già 2019 quasi. Con la terza stagione, guarda, io c'ho la testa in mezzo al 2-3. No, allora dovresti mettere le due dita nel naso. Dovresti fare... no, fare il 2 ma con le due dita nel naso, eh. Così. Nella terza stagione dei youtubers, oppure così. Così, ma mi sto... Ok. E niente, ragazzi, dai, vediamo se ci sarà anche la zia, se magari riusciamo a organizzare qualcosa di bello. E niente, sarebbe figo magari per gli anni prossimi già organizzare un mega vlog tutti insieme. Se riesco a schiodare lui da Trani, che magari ci si potrebbe vedere tutti a Bologna, che è una via di mezzo tra Ferrara e Trani, e Padova, quindi anche perché mi pare che anche Simone Landi sia da quelle zone là, quindi secondo me, grazie, perché mi stai censurando, maledetto? Perché tu sei l'uomo senza testa. Perché sono, no, c'è solo la crapa. L'uomo senza faccia. No, fai vedere la crapa pelata, cioè censura, ma no, fai vedere la crapa pelata censurando il viso. Ah, ok. Asso. No, niente, non ci siamo capiti. Si vede la crapa pelata? No. No. Era un esperimento di effetto speciale che non è venuto. Comunque dai, questa seconda stagione è finita, grazie per averci seguito, buon Natale, buon e buon 2019, ci vediamo nel 2019 con la terza stagione dei youtubers, sempre qui. Vedrò di fare quella sigla che mi piaceva tanto fare, tanto che quella là di Stranger Things. Ma scusa, abbiamo fatto anche... Ah beh sì, però se nel caso faccio anche quella, vediamo. Vabbè, vediamo quale delle due ti viene meglio. Vediamo, sì. Come la chiamiamo? No, dei youtubers, solo la sigla, ricordo. Cioè, Stranger Things è la serie, però invece però Stranger quella Things... me la trai per la stagione 4 e ti spiego perché... No, lo sai perché ti ho detto dalla terza stagione, perché la terza stagione di Stranger Things uscirà nel 2019, quindi nel 2019 uscendo la terza stagione... Ma siccome, sai cosa mi piaceva? Siccome la prima era di Happy Days... La prima era di A-Team. Di A-Team, la seconda di Happy Days, volevo chiudere la trilogia, il cerchio. Ah, che volevamo fare anche quella di Baywatch. Con le serie anni 70-80, no? Quindi... Ma Stranger Things è ambientata negli anni 80, quindi... Vabbè, comunque... Vabbè, poi vediamo se ci riesco, quelle che ti vengono meglio. Ok. Ti avevo detto quella lì, quella più facile. Quella là è carina, però sicuramente verrà bene anche quella. Quella... Non dobbiamo dirlo, e quindi niente, ecco, ricordiamo sia a Denis Torres che a Walter Salami Junior. Salami Junior, che anche a Ricky Crocs 77, che ci sono i posti per liberi loro dei youtubers, quindi se volete partecipare siete più che benvenuti. E niente, questa è la giornata. E oggi si conclude la giornata. Purtroppo oggi si conclude, no, non andiamo lì per oggi. Siamo lui un po' meno allegri. Prende il treno. Saluta un po', no. No, non si può fare. Niente, saluta un po'. No. Però potremmo chiudere facendo la parodia di saluta un po'. No, dai. No. Ormai credo che nel 2019 sarà già passata di moda, quindi... Vabbè, comunque... Saluta Antonio. Saluta. Saluta. Per l'ultima volta. Buonasera. Che diciamo? Buonasera. Per l'ultima volta. Siamo pronti a credere in voi. Ciao. Hai fatto il segno comunista, lo sai, vero? Hai Hitler.